Care uncinettine, ecco la borsa che la faremo, andremo a farla insieme in questo tutorial. È una borsa con il triangolo con il punto gelsomino. Vi dicevo infatti quando ho fatto il tutorial del triangolo che avevo in mente di creare un modello di borsa con questo triangolo, visto che mi piace tantissimo. Ed eccola qua, fatta la borsa. Non è per niente difficile da fare, insomma, la faremo insieme, più o meno passo dopo passo. Spero vi piacerà. Ciò che non ho fatto, ecco, è questa qua, la mia borsa. Ciò che non ho fatto, e non so sinceramente neanche come fare, è una chiusura, cioè non l'ho chiusa, l'ho lasciata così aperta perché proprio non mi viene in mente nessun'idea su come chiuderla. Eccola qua, è tutta questa. E se avete qualche idea da darmi, io sono contentissima sulla chiusura. Vedrete poi anche voi come viene. A me veramente piace molto. Sarà un regalo per mia madre, spero le piacerà. I colori sono proprio i suoi, perciò spero piacerà anche il modello. A me piace molto 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 come è venuta. Ok, adesso fare uncinettine. Niente, vi lascio al tutorial, spero vi piaccia. Buon lavoro. Quindi, per la realizzazione di questa borsa abbiamo bisogno di 14 triangoli. 6 ho già unito tra di loro, ne ho ancora 6 qua. Speriamo. Sì, sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con quali farò un altro esagono, proprio così, uguale a questo qua. Vedete, l'ho unito in tal modo, voglio dirvi che ho faticato tanto, fatto, disfatto, per creare anche questo fiorellino qua in mezzo, che dopo andrò un po' a chiudere magari di più o a mettere in mezzo, ecco, io ho lavorato una cosina del genere, a mettere in mezzo una cosina così. Questo poi lo vedremo alla fine. Andremo a mettere questa cosa qua. Ecco, così ho proprio un bel fiorellino, vedete come sta bene. E adesso insieme a voi, quindi avete bisogno di 14 triangoli, 6 e 6 per gli esagoni faccia e verso e l'indietro, no? 6 e 6 e 2 saranno messi qua così. Ecco, 1 e 2 e praticamente verranno così a chiudere l'esagono da un lato e dall'altro sulla parte superiore della borsa, perché così la borsa certo è più grande, l'apertura più grande. Ok, ma fino a questi qua adesso ci mettiamo a fare il nostro esagono. Uno ce l'ho qua, V. Il secondo invece, come dicevo, lo vorrei unire insieme a voi per farvi vedere come ho unito questo qua. Adesso l'idea è che vedete com'è bella così l'unione con i bordini fuori. Io nel tutorial del triangolo vi spiegavo
alla fine, no, del tutorial, certo, vi spiegavo due modalità per creare, per fare, per lavorare l'unione dei triangoli insieme. Entrambe modalità erano con il bordino in rilievo, perché veramente sta stupendo col bordino in rilievo, quindi entrambe erano così. Una era sì, lavorata all'uncinetto, una invece era proprio cucita. Io invece ho fatto una terza modalità, ma sempre lo stesso effetto. Quindi voi scegliete e fate come vi pare. Bene, allora mi metto qua e vi faccio vedere come devo spostare. Ok, ci siamo. E vi faccio vedere come ho fatto io a unire. Allora, io ho lavorato con, ecco, tipo di nastrino, ma insomma potete lavorare anche con il colore, lo stesso colore del filato con quale avete fatto i vostri triangoli, cioè il bordino, insomma. Io ho trovato questo nastrino, ho detto vabbè, sta bene, carino. E insomma, ups, prendete un bel po', eh. Qua non so dirvi, di sicuro vi dico solo una cosa, meglio più che meno. Quindi io, ecco, ne prendo un bel po', perché dobbiamo venire su e giù, proprio così, tac tac tac. Perciò facciamo due volte. Ecco, io spero che così mi vada bene, perché sennò impazzisco. Insomma, si può fare un nodino, se non vi basta, non è niente da allarmarci. Ecco, dell'uncinetto non abbiamo bisogno. Invece io userò, con tutto questo mio nastrino, un ago che ho comprato in un set. Ecco, è questo qua, un ago così un po' strano, ma molto bravo per questi lavori, che ho comprato in un set di aghi per cuoio, cioè veramente non lo so. Come, cioè, insomma, a me sono sembrati degli aghi particolari, dico magari avrò bisogno e voilà. Allora, prendo due e l'unione la faccio proprio in questi spazi qua, uno questo qua nell'angolo, poi 1, 2, 3 tra i due lavorati qua, no? 4, 5 e 2 angoli, quindi 7, vedete questi qua. E certo che devo unire, quindi metto rovescio più rovescio, faccia a faccia, entro così e comincio a entrare io qua, ecco così, adesso in quest'altro, poi in questo. Ok, bene, perfetto. Poi qua nell'ultimo e poi nell'angolo. Ok, adesso ciò che devo fare è tirare tutto il mio nastrino. Che carino, vedete? Insomma, tutto fino quasi alla fine. Questo lavoro lo devo fare. Ok, lasciamo una bella parte. Sì, questa va bene. Ok, unito. Adesso mi voglio ritrovare perché diciamo sono così questi due uniti. Adesso, come dicevo, mi voglio ritrovare sempre qua, perché io i lati questi qua esterni, diciamo, non li unisco. Quindi per trovarmi sempre in mezzo, io adesso sono uscita qua, entro qua e praticamente vedete c'è uno sì, uno no, uno sì, uno no, no? Adesso
andiamo praticamente a completare questi che mancano. 1, 2. Adesso vado così, poi dopo certo che devo tirare 3, che è questo qua, vedete? 3. Ups. Ok. Poi 4, siamo qua. Praticamente così otteniamo, vedete, una bella chiusura. Cinque. E siamo arrivate di nuovo nell'angolo qua. Vedete? Entro nell'angolo, questo qua, così, e comincio, prendo un altro, no? Allora esco così in questo qua. E di nuovo vado avanti. Ah, dovevo fare il lavoro di tirare tutto il nastro con me. Non vi scordate, insomma, come vi dicevo, potete fare questo lavoro anche con, io lavorando con nastro non voglio tagliarlo molto spesso, certo, invece se lavorate con un filato normale è molto più facile da tagliarlo e riprendere il lavoro. Ok, tiriamo qua nell'angolo e usciamo qua. Adesso tiro di nuovo tutto il mio nastro. Così mi trovo, ecco, perfetto. Quindi mi trovo qua e torno indietro qua. Esco così e così. Quindi mi trovo qua. Entro, sono uscita qua, vedete? Allora entro proprio qua. Poi qua. Praticamente come vi dicevo, per riempire i vuoti da un lato e dall'altro, per creare una cucitura, diciamo, continua. Ok, poi qua. E praticamente devo uscire qua. Ok, tiriamo di nuovo tutto il bel nastro, cioè come vi dicevo io devo fare questa cosa perché è così. Vedete, viene anche un bel lavoro. Adesso io sono uscita qua e non qua perché voglio andare in questo qua. Un attimo, pensare, a pensare, a pensare. Perché diciamo, dobbiamo unire questi qua. Vediamo. E qua c'è un po' di giochino da fare per riuscire. Sì, lo so. Quindi sono uscita qua. Esco anche in questo qua, fate attenzione un pochettino perché veramente come vi dicevo è una cosa nuova anche per me e voglio poi andare a mettere un altro. Allora come faccio? Perché mi devo trovare qua, no, va bene, mi trovo qua, no, ma certo che non va bene, sì. Quindi sono uscita qua. Adesso metto questo e vedete se io adesso comincio praticamente dovrei non prendere questo qua. Ma io come faccio? Entro nel primo qua dove devo venire praticamente, no? Lascio l'angolo
entro qua nel primo, così, e adesso vado a unire l'angolo, vedete? Così. E così sono pronta ad andare in giù. Anche se qua su facciamo 2 o 3 volte dei giri, però è importante che ci venga bene il nostro modello. E adesso sono pronta e parto di nuovo a fare l'unione. Vedete? Io spero riusciate a vedere, ma comunque se no l'idea è molto semplice e potete, diciamo, farla anche da solo, da sole. E ciò che è interessante qua è come proprio mettere insieme i triangoli per lavorare la borsa. Ok, sono arrivata qua. Adesso vedete da dove esce? Da qua. E quindi da questa parte che devo entrare. Qua, qua, e poi adesso vediamo dove usciamo. Qua, ok, tiriamo tutto il nastro. Ok, e abbiamo fatto unito 4. Adesso sono uscita in questo secondo, perciò come faccio? Devo unire un altro qua. Entro qua. Quindi sono uscita, vedete come abbiamo 4, così sono uscita proprio qua in questo secondo e io lo voglio unire questo qua. Come faccio? Sono uscita qua, entro qua sotto, tente non fare, poi entro in questo qua ed esco qua e ce l'ho fatta. Sono pronta a iniziare. Basta tirare di nuovo tutto il nastro. Ecco, perfetto. Vedete? Così devo stare attenta che il mio modellino qua mi rimanga per bene. Ok, dicevo, sono pronta. E come faccio? Sono uscita adesso qua. Entro nel primo, come ho fatto anche prima, no? Entro nel primo, poi nel primo qua, che è questo qua, lascio proprio l'angolo e comincio a unire, andare in giù e unire. Mi sa che io paura, ho tagliato troppo, ma insomma, sì, va bene, va bene, va bene, va bene. E andiamo, come dicevo, a unire tutta la parte così. Ok, questa qua e adesso nell'angolo. Bene, ecco, ci siamo. Abbiamo unito tutta la parte così, adesso andiamo indietro. Tiriamo un po'. Adesso qua e poi qua e finalmente uniamo anche i nostri angoli e dobbiamo uscire allora qua. Tiro il nastro e
ancora uno da unire. E come faccio per arrivare qua, a unire questi due qua? Entro di nuovo nella parte questa qua e adesso sono pronta per iniziare la mia unione. Ecco così. Quindi è un po' di... Ups, non dobbiamo tirare troppo. È un po' di, diciamo, logica ci deve essere. E io che poi non è che sono molto forte in queste cose, ma comunque quando mi piace qualcosa e voglio realizzarlo, allora mi impegno. Ok, andiamo avanti così, cuciamo anche questo. Io spero che abbiate capito, se no comunque ci sono ancora due modalità, perciò non vi dovete preoccupare se non riuscite con questo qua. C'è praticamente nessun problema. Ok, abbiamo fatto anche questa unione, però dobbiamo tornare indietro, sappiamo ormai come. Entriamo qua, poi qua. Ok, e abbiamo da unire ancora un lato e siamo proprio, ecco, pronte. Tiro la mia corda, vedete, ho messo troppo, ma come vi dicevo, meglio troppo. E adesso guardate dove sono uscita io, sono uscita proprio qua. Perciò sapete come faccio? Entro qua, inizio a unire da qua, lascio gli angoli e li unisco quando torno su. Semplicemente così. Eccomi qua. Andiamo a fare l'ultima unione. Veramente più di così non riesco a spiegarvi, ma come vi dicevo, se avete... Cos'è qua? Se avete proprio difficoltà nel seguirmi in questo tipo di unione, ci sono altre due modalità e potete utilizzare semplicemente quelle là. Il risultato sarà uguale, cioè sempre queste cosine qua rimarranno in rilievo, cioè i bordini rimarranno in rilievo. E ok, uniamo anche gli angoli adesso, come vi dicevo, no? Perché non li avevamo uniti, quindi adesso entro così ed esco così. Ok, wow, ho finito anche il mio secondo. Adesso io sono qua e qua. Vedete? E voglio arrivare sempre qua. Allora devo fare di nuovo un gioco un po' così. Entro qua, poi entro nell'angolo, poi esco di nuovo nell'angolo qua. Da qua entro di nuovo qua. E sì, da qua. Entro qua. Ok, e quasi quasi ci sono. Ok. E ho il mio fiorellino qua, ok, entro qua e ci sono. Ecco. Bene. Adesso finalmente posso tagliare il nastro. Come avete visto, io ho messo di più, ma vi dicevo, meglio di più. E volevo uscire sotto
questa qua, ok, e ci siamo. Adesso posso fare anche un bel nodino, tanto per tenere, non ho chiuso ancora nessuno, e verifichiamo, ecco, il mio fiorellino è bello anche qua, vedete? Ok, va bene, fatto il davanti e l'indietro, adesso passiamo ai laterali.